C'è di meglio che chiudere la stagione nella pista più bella del mondo con le moto che quest'anno più mi hanno fatto innamorare, mi hanno fatto perdere la testa. Ultimo appuntamento della stagione dei Racers Day di aprile organizzati da Special Bike a Imola. Abbiamo già firmato tutte le carte, praticamente abbiamo scritto guerra e pace. La cosa veramente stranissima di oggi è che dopo 2 anni di pista siamo riusciti a portarci dietro il papà. Incredibilmente oggi c'è mio papà, appena sceso dalla macchina ha sentito il V4 a cannone e si è spaventato. Oggi veramente me la voglio prendere il più comodo possibile, non che le altre giornate invece strappavo un tempo della Madonna, ma oggi me la voglio prendere veramente come esperimento sulla posizione di guida, mettere in pratica tutti i consigli che mi sono stati dati sulla posizione in sella. Quindi cronometro non me ne frega niente, del tempo non me ne frega niente, voglio concentrarmi su tutta la parte alta del corpo, cercare di tenerla il più possibile morbido per evitare di stancarmi dopo 2 giri, perché abbiamo capito che uno dei tanti problemi è quello che io sono perennemente teso sulla sella. Certo che cercare di rilassarsi in una pista come Imola con 200 e passa cavalli di moto, le premesse non è che sono proprio confortanti, ma ce la faremo. C'è anche un certo Savadori, giusto per non metterci tanta ansia. Briefing, ci vestiamo e andiamo a goderci la giornata. Moto per tutt'oggi è una banalissima RSV4 1000RR. Mi hanno detto: ma ti va bene? Magari volevi la Factory? Va molto bene, non è che va bene, va benissimo. Primo turno a Imola, sempre abbastanza traumatico, ci si rende conto che quando si gira nelle piste con la P maiuscola lo sport cambia. Ribadisco quello che avevo detto tutti gli altri Racers Day, sembra una frase fatta, ma ve lo giuro che sono le sensazioni che provo. Io mi trovo meglio nel primo turno con la RSV4 che dopo il secondo e terzo turno con la mia moto. Questa moto qua è veramente impressionante, la sua facilità e la sua intuitività. Tu giri la testa, la moto piega da sola, tu non devi fare, devi solo girare la testa. È veramente imbarazzante la sua facilità. Sono uscito dopo 20 minuti, ho fatto tutti e 20 minuti, non li ho fatti tiratissimi, infatti normalmente sono uscito tranquillo, senza essere paonazzo come sempre. Meteo perfetto, non fa né troppo caldo né troppo freddo. Stamattina sull'autostrada c'erano banchi di nebbia che tagliavano col coltello, invece qui si è aperto per fortuna. Nel mentre sta girando un Savadori selvatico che sta arrivando ora e si capisce già da come scala questo qua che fa un altro sport. Saluti! Quindi ci riposiamo, beviamo, mangiamo un po', scrocchiamo un po' di cibo di Special Bike e ci prepariamo per il secondo turno.
credo non sia un caso che è la prima volta da quando vado in pista che finisco per intero un turno. L'ho finito per intero, ho girato 22 minuti senza fermarmi, è veramente la prima volta che succede una cosa del genere e non può essere un caso che succeda con una RSV4. Eh sì, sono d'accordo, voi starete dicendo vabbè, però sei entrato senza spingere, è vero. Però vi posso assicurare che tenere a bada 200 cavalli di moto dentro Imola, anche se vai a passeggio, non è proprio così semplice. Sono uscito non come tutte le altre volte dove sembravo l'uomo morto che cammina, quello del Miglio Verde per esempio. Sono soddisfatto, i tempi non li sto neanche prendendo perché i test ride di Aprilia non sono per fare il tempo, sono per godersi la giornata, godersi una pista come Imola e godersi queste bellezze di Aprilia. Veramente una moto che mi soddisfa, veramente bella bella, e mi sto divertendo una cifra. Andare in moto, andare in pista è bello soprattutto per le emozioni che dà, e Racers Day, Special Bike e Aprilia sanno come farmi emozionare. Andiamo a recuperare mio papà che starà ancora girando e curiosando tipo vecchietto nei cantieri tra RSV4 Factory Tuono e RR. Lo andiamo a prelevare e andiamo a mangiare. Una giornata fantastica. Oh, datemi del monotono, datemi del venduto, ma a me sta moto qua mi fa impazzire. Ancora una volta ho fatto il turno pieno, anche se stavolta ero molto più stanco di prima, infatti ho fatto un lunghino alla 1 dove il culo. Io veramente vi invito prossimo anno a venire a un Racers Day perché veramente ne vale la pena. Ve lo raccomando, io venite perché Special Bike è di un'ospitalità assurda. Le giornate sono organizzate benissimo, si mangia, si beve, ci si diverte, ci si confronta con gli altri piloti. Oggi c'era un certo Savadori che con motostock ha girato in 52,2, è veramente da fare schifo. Ringrazio Giorgio, Jasmine e tutti i ragazzi di Special Bike veramente per avermi invitato qui un'altra volta. Ringrazio, ma nello stesso tempo, Bacchetto, i ragazzi di Aprilia che hanno creato questi mezzi qua. Io già dall'anno scorso non dovevo provarla la RF perché è dall'anno scorso che mi sono fatto del male da solo, la sogno quasi ogni notte invece di sognare le fighe, sogno l'RSV4. Da un lato mi sento malato, ma dall'altro lato la ragazza può stare serena, invece di pensare alle fighe penso alla RSV4. La stagione in pista per quest'anno termina qui, ma ci vediamo il prossimo anno nel mondo Aprilia e nel mondo Special Bike all'interno dei paddock di tutta Italia. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento, seguitemi su Instagram ste89yt e ci vediamo a un prossimo video, ragazzi. We'll be right back.